One Podcast. Oggi è il mio compleanno, puntata speciale del caffettino che secondo me può essere utile anche per te. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni, ma oggi è una puntata speciale, 18 dicembre 2023, compio 40 anni, sono tanti, ma non vorrei fare una puntata solamente su auguri, bravo, complimenti, eccetera. Vorrei cercare di analizzare, anche cambiando un po' l'atmosfera, me lo concederete oggi, in una puntata su 365 di quest'anno, in cui cambiamo anche un po' la base, ci mettiamo comodi, mettiti comodo, cerca di prenderti qualche minuto con le cuffiette per ragionare con me su un percorso che non è per forza dedicato a una news, anzi, ci fermiamo un secondo. Bisogna ogni tanto, secondo me, concedersi, non dico delle pause, ma dei rallentamenti, delle discontinuità, dei momenti in cui, è chiaro, oggi prendo la palla al balzo per questa giornata speciale, perché ho la possibilità anche di non parlare di notizie, di innovazione, malgrado mi piaccia tantissimo, non è che non sto assolutamente criticando quello che faccio tutti i giorni, anzi mi dà una vita pazzesca e magari sarà anche il finale di questo discorso. Però, tornando indietro, io sono Mario Moroni, questo è il caffettino, una puntata speciale, però non so quanti anni hai tu, non so quale sia il tuo percorso, quali siano state le tue difficoltà, i tuoi cambiamenti di vita, non so quale sia il tuo lavoro, se lavori o se studi, quali sono i tuoi sogni, quali sono i tuoi viaggi che vuoi intraprendere. Bene, io ho 40 anni oggi, posso dirlo ufficialmente, di essere entrato in un'altra parte di vita e ho riflettuto spesso, tantissimo, in questi anni su come sarei potuto arrivare a questi 40 anni. Per fortuna fisicamente ci arrivo bene, devo dire la verità, questa è una grande possibilità nell'ultimo anno. Tra l'altro, non so se avete visto, il mio faccione è cambiato particolarmente, ho cercato di riequilibrarmi con la dieta, perché avevo fino al 2017, quindi alla nascita del caffettino, tirato tantissimo il carretto, ero diventato veramente molto gonfio, difficile, pesante, ed ero entrato in un loop con le mie aziende, con i miei progetti, con le mie attività, e l'avevo notato magari i miei ex dipendenti, i miei ex collaboratori, perché si arriva a un punto della vita dove sei cominciato presto, ed è stato il mio caso, la mia prima startup, il mio primo progetto l'ho fatto a 15 anni, 1999, la fine degli anni 90. Ecco, quel progetto che si chiamava OK Music o OK Punk, come i primi mesi di vita di quel progetto, un po' mi esplose in mano, non capii bene che cosa stava succedendo, però stavo vivendo un'era incredibile, ho vissuto delle ere lavorative eccezionali. E devo dire che sono stato anche fortunato ad acchiappare il momento giusto nel posto giusto, forse perché, come sapete, abito in provincia di Milano, chiaro, in una bella realtà, però sempre non in una realtà cittadina. E ho sempre avuto questa voglia di mordere il freno, direbbe qualcuno, di fare qualche cosa, di spingere, perché quando abiti in provincia è la tua unica possibilità quella che si vede davanti a te. Non ho avuto una infanzia difficile, no, come tanti amano dire, anzi, cioè, sono vissuto nella storia del Mulino Bianco, diciamo così, nella casa del Mulino Bianco, però ognuno ha i suoi percorsi, appunto. Io non so quale sia il tuo, però diciamo che ognuno poi ha le sue difficoltà. Come diceva mia nonna qualche tempo fa, quando era ancora viva, diceva: quando ti lamenti è come se tu andassi in piazza a portare la tua croce e poi vuoi scambiarla con qualcuno perché la tua è molto pesante, ma ti accorgi, ascoltando le storie delle altre persone, che è giusto il momento di tornare a casa con la tua. Quindi è la cosa migliore affidarsi ai propri percorsi. Questo Mario quindicenne, che diventa ventenne velocemente, ha avuto la possibilità di lavorare su tre valori principali, no? L'innovazione, il mondo della tecnologia, che sembrava una cosa pronta per far esplodere il mondo, cambiarlo in maniera positiva, e poi magari possiamo ragionare sul perché sono così tanto amante del pensiero critico. Ecco, e poi lo sport, per me è stata una cosa anche questa che ha fatto sì che le mie giornate fossero piene, credo per 25 anni di aver fatto tutti i martedì, tutti i giovedì, tutte le domeniche in un campo da calcio, in diversi ruoli, tra l'altro non ruoli da giocatore, ma ho fatto anche l'arbitro di calcio, ho avuto la possibilità di vedere diverse angolature anche da quel punto di vista, e forse sono anche amante del pensiero critico, non soltanto perché sono magari un po' disilluso sul mondo dell'innovazione, che
poteva migliorare il mondo e forse non l'ha fatto, ma anche perché ho vissuto diverse angolature anche nello sport e anche nella musica, no? Visto che il mio progetto era partito da lì. Quindi sono tre cose che mi hanno salvato la vita. E devo dire che oggi, se riguardo il mio passato, devo dire che sono molto grato di aver avuto questi tre valori, questi tre spunti per poter arrivare il giorno dopo, per svegliarmi la mattina successiva con una garra, direbbero gli spagnoli, con una voglia incredibile di fare qualcosa. E spesso parlo con ragazzi e ragazze di 20 anni, di 30 anni, che hanno questa garra, questa grinta, ma anche spesso non ce l'hanno. E devo dire la verità, è distruttivo per me, che sto diventando, perché si diventa genitore un anno alla volta, sapere che questa cosa non si può insegnare, non si può dire, si in qualche maniera deve avere, si deve maturare al proprio interno, si deve macerare. Ecco, un punto che mi ha portato fieramente ai 40 anni è tanto anche la voglia di arrabbiarsi, di incazzarsi, di essere quella modalità punk che amo, che in qualche maniera mi dà la possibilità di voler cambiare le cose. Tutto facile per gli altri, tutto semplice. Perché viviamo forse anche in un'epoca dove è giusto anche potersi mettere da parte, no? Dicevo prima fermarsi, però spesso è anche immobilizzarsi, anche nascondersi, mettersi nell'ombra. Ma questo ho capito in breve che non fa per me, non è una cosa che mi fa sentire bene, anzi mi fa sentire che manca qualcosa. E quindi sono appunto qua ora, avrei potuto fare oggi una puntata di 4 minuti sulla innovazione del giorno, come farò domani, come farò nei prossimi giorni, ma ci tenevo, caspita, a fare un'altra cosa punk per ricordare non tanto a te che sei in ascolto, sì assolutamente, ma quel Mario di 15 anni da cui è partito tutto, che questa cosa, cazzo, la devi fare, Mario, devi cercare di salire su questo muro, su questo divisorio che c'è tra le altre persone e te, perché è l'unica cosa che puoi fare, non avendo un talento, cercare di lavorare a centrocampo di fiato, di polmoni, a correre, a spaccare ogni singolo giorno, 365 giornate l'anno. Ed è la cosa che mi fa sentire vivo, quindi diciamo grazie a questa cazzutaggine, non so come cavolo si possa dire, che sono arrivato vivo a questi 40 anni. Ho pensato anche a quale regalo volessi per questa giornata e sicuramente qualcuno ne riceverò da qualche amico, da qualche amica, però sono contento in realtà che di non volere, diciamo, un regalo fisico, ma anche simbolico, non necessariamente qualcosa di fisico. Ho pensato a viaggi, quindi ho pensato a trasferirmi da qualche parte, ho pensato a cibi costosi, bevande, ma non sono uno di quelli. Ho pensato a nuovi progetti e forse, diciamo, oggi potrei dire che il regalo perfetto, se fosse un progetto, se fosse un evento per esempio, potrebbe essere Umani, quello che farò il 15 febbraio con l'amico Raffaele Gaito e con tutti voi. Ma oggi non voglio metterci dentro il business, non voglio metterci dentro ehi, comprate La fine di social, il mio ultimo libro, che forse anche lì dentro c'è tanto di Mario di 40 anni, anzi sicuramente. Ma vorrei oggi, se potessimo metterci io e te qua al bancone del bar per bere un caffettino o un negroni sbagliato, che oggi ci starebbe bene per i miei 40 anni, ho pensato che mi sarebbe piaciuto ricevere nel regalo un percorso lineare. Sì, un percorso da seguire con una direzione sicura, un singolo giorno, un pezzetto che si aggancia all'altro, facile da unire, lineare e sicuro. Ad ogni 5 anni, partendo dai quei 15enne Mario, 20enne, 25enne, 30enne, 35enne, 40enne, mi sono capitate delle cose allucinanti. E non parlo solo della mia malattia, dell'epilessia fotosensibile, ma parlo delle
diciamo così, avvenimenti che mi sono capitati, che sono capitati alla mia famiglia. Ed è una figata sapere che voi non ne sapete un cavolo. Perché? Perché secondo me io qui mi diverto, io qui sono con degli amici, non voglio portare i miei cavoli di problemi, voglio godermi la strada. Ecco, però per questo che spesso vorrei avere un percorso lineare, ma tendenzialmente per avere un po' di noia ogni tanto, tutto preparato magari, senza grosse novità. E invece le storie non sono così, le storie belle, gli archetipi diremmo nel mondo della comunicazione non sono così, sono fatti di imprevisti, sono fatti di diavoli, sono fatti di mostri, sono fatti di avversari, sono fatti di malattie e quindi le storie vanno raccontate così nella loro interezza. Però voglio dire, sin da quando sono bambino c'è un cambio di direzione, di sport, di musica, di attività, di lavoro. E all'epoca mi dicevano però che mi sarei dovuto concentrare su una sola cosa. Non provare a fare tutto, non provare a tentare tutto. E non so se accadeva anche a te, non so se a scuola ti dicevano la stessa identica cosa, no? Bravo è brava, ma non si applica. Dovrebbe fare una cosa sola. Dovrebbe concentrarsi qualche volta. Dovrebbe magari pretendere meno, dovrebbe avere meno aspettative. Ehi, cara amica, maestra, caro amico professore, le aspettative sono una merda, non le vogliamo noi, ma in realtà è bello avere dei sogni, è bello avere anche delle aspettative molto alte. Come cavolo ci arriviamo qui in alto se non speriamo di arrivarci, se non ce lo immaginiamo, se non sogniamo di arrivare qui? Bene, sono contento, per fortuna, che non ho ascoltato quei professori, quei maestri, quegli adulti, perché altrimenti non sarei qui. Ho sempre cercato di scavare, di farlo in fondo, di pensare, di capire, e l'ho detto anche l'altro giorno in una riunione che non c'entra assolutamente nulla, però di capire dove sbaglio, di capire come si può migliorare, di capire che cosa si può fare. Perché sono diventato adulto velocemente, ma ho cominciato a interrogarmi internamente forse troppo tardi, come tanti di voi, no? Ed è questo uno dei punti, no? Siamo in un dannato momento storico, e parlo soprattutto degli ultimi 10 anni, e arriviamo anche ai giorni d'oggi, dove è tutto complicato. Io ho sempre cercato di arrivare a una stabilizzazione anche nel mio lavoro, mi sono impegnato tanto a stabilizzarmi, e poi alla fine della mia strada è sempre stata cambiare o cercare altro, immaginare che cosa non avessi già fatto, battuto, analizzato e studiato. Ma poi in realtà non ci sono solo io, c'è questo mondo, non ci sei soltanto tu, c'è questo mondo, c'è tutto quello che è là fuori, che non possiamo determinare, non possiamo modificare, non possiamo piegare come vogliamo noi, e non ce la possiamo fare. Ecco, oggi vorrei che mi si regalasse una strada lineare, forse non troppo lineare a questo punto, ma ancora abbastanza lunga. Ecco, devo dire la verità, mi piace forse la corsa perché so dove parto e non so come arrivo, non so come arrivarci e devo spiegarmi ad ogni chilometro, ad ogni passo, ad ogni panorama visto, ad ogni momento, ad ogni mal di stomaco, ad ogni mal di milza, ad ogni diavolo di momento che è il momento di fare un altro passo, di fare un altro chilometro, di fare un altro ragionamento. Ecco, mi piacerebbe avere un'altra parte di corsa. E punto lì, stiamo arrivando ai giorni d'oggi, a tutto quello che accadrà prossimamente. Mi sembra di impegnarmi tantissimo, ma mai abbastanza, anche per il caffettino, che è, come vi dicevo all'inizio, una delle cose più belle che sto facendo negli ultimi anni. Non soltanto perché lo faccio da tanto, e oggi, tra l'altro, amiche, amici, è la puntata 1579 che ci dedichiamo insieme, ma anche perché in realtà mi dà la possibilità di parlare con me stesso, no? Anche su temi interessanti, su temi innovativi, su temi che non ci riguardano o ci riguardano nel mondo del lavoro, però su temi che potenzialmente sono lontani,
sono lontani, ma modificano le nostre vite. Ed è per questo che mi piace arrivare all'ultimo punto della mia scaletta di oggi, al pensiero critico, che deriva da quel Mario Punk, da quella voglia di incazzatura, di quella voglia di non fermarsi, di non lasciarsi abbindolare dai numeri, dai comunicati stampa, dalle notizie, ma aver voglia di rifletterci sopra e di non farsi, diciamo, incantare dalle intelligenze artificiali, ma in realtà poterle cavalcare, poterle sfruttare, poter rimanere nel mulino, ma poter guardare il mondo e non inseguire l'ultima scoperta tecnologica che cambierà nuovamente le nostre abitudini. Noi abbiamo voglia in realtà di avere delle eccezioni, di avere dei momenti umani. Ecco, per me, diciamo, una delle eccezioni di bel tempo, di bel gioco, molto faticoso, è forse qui al caffettino, dove ogni giorno sembra che io stia facendo la stessa cosa, ma poi non è così in fondo, perché continuo a fare test, cambi, ascolto i vostri suggerimenti, aggiungo, taglio, incollo, insomma neanche qui posso chiedere il regalo di compleanno della sicurezza, della strada spianata, anzi è il mio laboratorio. Ma è di sicuro che qui mi ci trovo ogni giorno con piacere, con quell'abilità artigiana da cui arrivo, e appunto il mulino, per ricostruire ogni giorno quella strada, per cercare di realizzare la migliore puntata mai fatta finora. E devo dire che se quella di oggi, che non so quanto durerà, se quella di oggi, che forse è un pippone clamoroso, lo so amica, lo so amico, però se quella di oggi può essere tra le più belle puntate, magari delle ultime 100 puntate, sono forse la persona più felice del mondo, sono forse persona che è riuscita in qualche maniera a tenerti qui per 20 minuti a chiacchierare su un tema che non è un tema, ma su una riflessione, per avere quindi quella possibilità di fermarsi, riflettere, ripartire, incazzarsi, fare un passo alla volta, fare un discorso alla volta, farlo con delle persone, farsi degli amici, farsi anche magari dei nemici, farsi anche gli affari propri, e potersi dire, caro amico, cara amica, caro ascoltatore del caffettino, cara ascoltatrice del caffettino, caro sconosciuto, caro lettore di La fine dei social, io mi voglio bene e tanti auguri Mario, tanti auguri per i tuoi 40 anni. Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, come ogni giorno, qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale. Se ti è piaciuta anche questa pazza puntata, metti 5 stelle al caffettino, metti segui e attiva la campanellina. Se ti va, scrivimi anche un messaggio in privato per farmi gli auguri, fai quello che vuoi. Sono contento di questo esperimento, comunque sia, comunque vada, è sempre il mio compleanno. A domani, buona giornata.